Sono Cristina Biollo e questa è la nostra terza attività. Praticamente è un takeaway vegetale, come vedete. Sono partita con un banco di frutta e verdura in Piazza delle Erbe, che esiste ancora, un negozio sotto il salone, e arrivare la terza attività che abbiamo aperto a maggio, che funziona molto bene. Abbiamo una somministrazione non assistita dove si può mangiare qua, oppure la gente può portare a casa o in ufficio. Una gastronomia vegetale. Una realtà, la vostra, che rispecchia una grande passione per la cucina vegetale, al punto che lei è un'autentica divulgatrice di questa cucina. Io non sono vegana, però amo tanto le verdure e riesco a proporle in tante ricette. E ho scritto anche un libro e dopo lavoro anche con gli ospedali, dove si parla appunto di salute, di prevenzione. Ultimamente qua, sarà 3 anni fa, sono stata alla prova del cuoco, dove ho vinto tutte le 7 manche, adesso Canale 5, Linea Verde, dove appunto girerò l'Italia e lavorerò dalla terra al tavolo, e adesso il primo libro è uscito, uscirà il secondo a novembre. Voi nascete come attività di vendita di ortofrutta. Quando e come è nata l'idea di ampliare la vostra offerta? Nel 2008 è cominciata la crisi e abbiamo dovuto fare un taglio delle ore del nostro personale, perché non riuscivamo a sostenere appunto la spesa. E allora, avendo paura di non sostenere le loro famiglie, ho cercato di capire che cosa cercava il consumatore. Allora, già io tagliuzzavo tutti i minestroni, così le signore di Padova ci tenevano molto ad andare a casa con tutto il preparato, perciò ho caricato su questa fetta invece che le verdure in cassetta. E ho fatto una ricerca da sola con tutte le mie ricette e creavo tutti i giorni questo purpurio di verdure tagliate, in modo da dare al padovano il già pronto, e questo sempre di più. Questo ci ha portato ad aprire un altro negozio sotto il salone, un laboratorio crudista, dove là vengono tagliate tutte le verdure. Ho cominciato, oltre al crudo, a inserire anche il cotto, e allora è nato questo terzo punto vendita di Cristina e Massimo, artista vegetariano. Come funziona esattamente la vostra realtà? Tutte le mattine chiamo al telefono mio marito al banco di frutta e verdura, gli do la nota di tutte le verdure che ci mancano e ci arriva. Abbiamo un percorso da fare proprio anche da HACCP di igiene e sicurezza, dove arrivano le verdure, le tagliamo, le laviamo e noi facciamo solo la cottura al forno, poi in abbattitore e in frigo, e dopodiché vanno portate un po' sotto il salone, che possiamo vendere appunto la nostra gastronomia vegetale, e altre si fermano qua. Lei sta pensando di rendere replicabile questo format, e infatti già delle persone si sono messe in contatto con voi, vero? Sono venuti qui da me a fare formazione, perché oltre che essere un negozio di takeaway gastronomia vegetale, c'è anche la mia accademia, dove chi piace questo format si può replicare. Difatti verrà aperto un negozio come il mio, uno a Dubai, uno a Londra e a Roma. Voi rispondete ad un'esigenza effettiva delle persone, quale? Il cliente chiede di avere l'immediato, il prodotto fresco, buono e sano. Tutti i giorni diamo una proposta diversa, perciò il cliente affezionato non trova mai la stessa cosa, ma più cose. E dopo Cristina, artista del vegetariano, cerca di dare a chi va in palestra, a chi vuole mangiare sano, chi vuole stare in dieta, di riconoscere anche se può mangiare una proteina o un carboidrato, e perciò gli dai la sicurezza che loro mangiano bene. E dopo un'altra cosa, nel nostro negozio è tutto cotto al forno, non ci sono soffritti e non c'è aglio. Quando si parla di vegetariano si pensa ad un target giovane di clienti. È effettivamente e solo così? L'età è dai 30 ai 45, dai 50 in poi sono titubanti di quello che vedono, perché sono legati al vecchio cibo, perciò guai a toccare appunto la verdura cotta saltata in padella con la pancetta. E quando vedono appunto davanti un piatto, il finocchio cotto al forno con olive taggiasche, pomodoro e origano, fanno un passo indietro. Però io gli faccio trovare sia l'uno che l'altro, perciò la prossima volta provo anche quello nuovo. Sono strategie di vendita.
questo negozio qua nasce come di contorno a tutto. Quando uno viene a fare la spesa anche nel mio banco, prende la verdura per contorno, carne, pesce, formaggi insaccati, e questo nasce proprio così. Dopo, se uno è vegano, se uno è vegetariano e se uno ha le sue filosofie di vita e di cibo, ben venga, così noi prendiamo tutto e tutti.